Benvenuto su Teleambiente a Luca Di Vito in arte Words of Rome. Benvenuto Luca. Grazie. Che ha saputo fare di un hobby, una passione, un percorso grafico davvero molto interessante. Sicuramente il lavoro più particolare, più dettagliato e pieno di spunti è sicuramente quello che vedete alle nostre spalle. Si tratta di mappe di parole o mappe geoconcettuali, insomma, di Roma, che per ogni argomento, per ogni spunto di riflessione, appunto, offre una collocazione geografica perfettamente dettagliata, perfettamente inserita nel territorio della nostra grandissima metropoli. Luca, raccontaci un po' la genesi di questo progetto. E che va avanti, insomma, adesso anche su Instagram, poi ne parleremo. E come nasce e quali sono, insomma, i primi lavori che hai fatto? Poi dopo passeremo a vedere anche qualcosa di più particolare, anche quelli a cui sei più affezionato. Allora, la genesi è totalmente casuale, nel senso io mi venne regalato un poster di Londra fatto in questo modo dalla mia compagna dell'epoca che mi piaceva moltissimo e ero convinto che esistesse anche di Roma. Ho visto che non esisteva, mi sono messo lì con una tela comprata sotto casa a disegnarlo a mano. Ma per me, tenuto a casa, è rimasto lì un paio d'anni, però vedevo che chi arrivava a casa diceva: però sta cosa è carina, potresti svilupparla. E quindi piano piano, diciamo, prima in maniera estremamente artigianale, fatto veramente su carta, con fogli cuciti, tagliati e scannerizzati, l'ho impostata, poi diciamo, mi sono un pochino più evoluto, sempre con i miei tempi, che sono sempre estremamente lunghi. Finalmente adesso disegno con una tavoletta grafica e la cosa diciamo, è diventata da una parte un po' più semplice, dall'altra anche più gratificante per la riuscita di quello che riesco, diciamo, che sto imparando piano piano a disegnare. Ok, e questo che vediamo alle nostre spalle, insomma, è una mappa di Roma assolutamente dettagliata, piena di particolari, e per ogni zona c'è qualcosa di fortemente rappresentativo. E poi tu hai fatto anche dei lavori che sono relativi a, diciamo, zone a cui tu sei particolarmente affezionato. Non so, citiamone qualcuno. Allora, fondamentalmente diciamo, l'evoluzione del progetto da cosa assolutamente personale a cosa, diciamo, un pochino più strutturata nasce con Garbatella, nel senso che durante il Covid una struttura di Garbatella che si occupa di progetti umanitari, di diciamo, assistenza sul territorio per persone bisognose, sfruttando il traino del centenario del quartiere, che peraltro era appena prima del Covid, cioè la festa venne annullata proprio perché era tipo il 21 febbraio, quindi saltò tutto, decise di affidarmi diciamo, una sorta di poster commemorativo del quartiere per il centenario. La struttura è sempre la stessa, cioè nel senso cercare di fissare sul territorio cose che possano essere, diciamo, relative a un evento, a un film, a una struttura particolare o a un qualcosa che possa ricordare, diciamo, il punto in cui viene fissata. È stata un'iniziativa che ha avuto una sua, devo dire, una sua rilevanza, è stato anche gratificante raccogliere soldi che poi sono andati, diciamo, per i pacchi spesa che venivano comprati per le famiglie in difficoltà. E da lì piano piano, diciamo, la cosa è diventata un pochino più, diciamo, ha preso un pochino più piede e i progetti, insomma, i progetti non mancano, quello che manca è sempre il tempo. Eh beh, ovviamente, insomma, abbiamo visto anche parecchi lavori realizzati, ad esempio per la Festa del Cinema, poi un'altra mappa dettagliatissima è quella dedicata a Carlo Verdone. Insomma, raccontaci un po' com'è andata. Fondamentalmente, diciamo, penso uno dei luoghi comuni su Roma sia che Roma è un set a cielo aperto. In ogni angolo di Roma penso siano stati girati film che hanno una rilevanza internazionale e rendendosi, diciamo, studiando un pochino, forse quello è stato, diciamo, il progetto sul quale ho più perso tempo nella parte, diciamo, di ricerca.
ti rendi conto che puoi riempire Roma di posti, attori, registi, scene che sono state girate praticamente in ogni angolo della città. E mi sono divertito a fissarle su una mappa. È sicuramente la cosa sulla quale ci ho speso più tempo a livello di ricerca, mi sono divertito a fissare su una mappa, delle attori, scene di film, e poi quella di Verdone, vabbè, quella diciamo è un'evoluzione di quell'altra, nel senso che nasce dalla passione per Verdone e fondamentalmente è stata quasi più un divertimento farla, e sono anche stato contento che sia arrivata a lui, cioè la ricevuta, ha fatto anche un post di ringraziamento su Instagram, ero tipo impazzito. Poi l'anno scorso, in barba a ogni scaramanzia, penso si possa citare, un quotidiano come Il Romanista ti ha commissionato un'opera molto particolare in vista della finale di Conference League. Ora, non ce ne vogliano i tifosi laziali, ma ecco, insomma, abbiamo un grande tifoso romanista oggi in studio e che ha realizzato un'opera davvero interessante per quanto riguarda, insomma, i luoghi di Roma riferiti alla S Roma. Allora, fondamentalmente io avevo iniziato, diciamo, avevo già fatto per loro la stessa cosa, cioè una mappa con, diciamo, messa su una maglietta con Roma e i luoghi della Roma. Dopo, un paio di giorni dopo la semifinale con l'Eister, mentre peraltro stavo andando in trasferta a Firenze, arriva una telefonata del direttore del Romanista che fa: "Senti, ma ti andrebbe di fare una maglietta per l'eventuale vittoria della Conference, da bravo scaramantico anche con origini del sud?" Ovviamente ho disegnato con una mano e con l'altra facevo altre cose per 2 settimane, ma stranamente, nonostante diciamo, questa cosa totalmente contraria a qualsiasi pratica scaramantica, è andata bene ed è uscita fuori una cosa carina che sono contento che ogni tanto vedo qualcuno che cammina per strada con quella maglietta, è una bella soddisfazione. Ci sono dei progetti in arrivo? Stai lavorando a qualche nuova mappa? O in questo momento sei in una fase di stallo? Allora, considerato che io faccio un altro lavoro, la fase di stallo è praticamente, diciamo, fissa, nel senso che questa cosa purtroppo viene fatta nei ritagli di tempo dal primo lavoro e dal secondo lavoro, che fondamentalmente è la Roma. L'idea sarebbe quella proprio di rifare questa qui che è alle nostre spalle, perché questa è quella che nasce nella maniera più artigianale possibile, ed è frutto di una scannerizzazione di una serie di lavori successivi che a livello proprio qualitativo, penso diciamo, di poter migliorare. I progetti teoricamente sono infiniti perché Roma a spunti ne offre in continuazione, i singoli quartieri. Adesso diciamo, stiamo facendo con Tormarancia la stessa cosa che era stata fatta con Garbatella, visto che in quest'anno, diciamo, ricorrono i 90 anni dalla fondazione della borgata Tormarancia. E poi, cioè, le idee sarebbero tantissime, una mappa sulla resistenza a Roma, sulla musica a Roma è sempre stato il mio sogno, ma anche lì bisognerebbe metterci un pochino con un po' di tempo. Serve solo il tempo. Ti do una dritta, i nuovi varchi della nuova fascia verde voluta da Gualtieri. Quello potrebbe essere È un'idea. un'idea anche con, diciamo, i disegni di quelli che andranno a picconarli probabilmente nel corso dei prossimi mesi. Vedremo cosa succederà. E ovviamente, insomma, io vi invito a seguire l'account Instagram di Words of Rome, in cui è anche possibile commissionare dei poster, ordinare insomma dei poster dei tanti lavori grafici che ha fatto il nostro Luca. E io ti ringrazio per essere stato con noi e Grazie non so se hai qualcos'altro da aggiungere o. a te. No, fondamentalmente no, cioè, a chiunque voglia scrivermi dico sempre di, diciamo, confrontarsi con quelli che sono i miei tempi, che sono la cosa più difficoltosa con la quale mi rapporto. Quindi io sono contentissimo di dedicarmi a una cosa, però non chiedetemi tempi brevi perché sono sempre
non sono affidabile. Abbiate pazienza, perché ne vale la pena.